Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi consueto appuntamento con il video tag 30 mesi di libri. Se non sapete di cosa si tratta, vi invito ad andare a vedere giù in info box perché ci sono tutte le spiegazioni. La domanda di questo mese è: qual è un libro il cui film ti ha deluso? Per rispondere a questa domanda ho scelto La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano. È il primo libro che questo autore ha scritto e ai tempi aveva vinto il premio Strega. Non ricordo l'anno esatto, però è passato parecchio tempo. Il libro mi è piaciuto molto perché mi ha suscitato delle riflessioni, l'ho trovato profondo, tratta dei temi molto importanti e quindi mi è piaciuto, poi mi è piaciuto anche il modo in cui è stato scritto perché è un libro scorrevole. Poi è uscito il film al cinema qualche tempo dopo. Io non vedevo l'ora di andare a vedere questo film perché ho pensato che se il libro mi era piaciuto, sicuramente anche il film mi sarebbe piaciuto perché io non sono una di quelle persone che quando va a vedere il film fa proprio l'analisi perfetta del libro paragonato al film. Assolutamente no, io sono molto elastica. Quando vado a vedere un film tratto da un libro, non pretendo che sia uguale e proprio perché non pretendo che sia uguale, sono sempre riuscita ad apprezzare anche i film. In questo caso, no, ragazzi, in questo caso non mi è stato proprio possibile perché il film è una cosa veramente inguardabile, secondo me. Però prima di parlare del film volevo raccontarvi un pochino la trama a grandi linee, se per caso non lo avete letto e non ne sapete nulla. I protagonisti sono due, Alice e Mattia, e noi cominciamo a conoscerli fin dall'infanzia, perché il libro attraversa tre fasi particolari: l'infanzia, l'adolescenza e l'età adulta, l'età diciamo giovane adulta, quindi non andiamo fino alla vecchiaia. Però noi capiamo subito come questi due personaggi abbiano una cosa in comune, ossia un trauma subito nell'infanzia. Nel caso di Alice parliamo di un trauma fisico, perché durante una lezione alla scuola di sci, tra l'altro lei non voleva andarci, ma il padre la obbligava, quindi si ritrovava in questa scuola di sci, è finita fuori pista, si è rotta una gamba e questo le ha provocato un danno irreversibile, perché praticamente le è rimasta una gamba più corta dell'altra perché ha dovuto subire un intervento chirurgico e quindi questo le ha reso l'andatura non lineare, quindi di fatto lei quando camminava zoppicava. E quindi questo l'ha sempre fatta sentire diversa dagli altri, l'ha sempre fatta sentire anche un po' emarginata, se vogliamo, non solo per questo, ma anche per il tipo di carattere chiuso che lei si ritrovava ad avere. E a scuola, in adolescenza soprattutto, veniva presa di mira dalle compagne, veniva presa in giro e spesso subiva degli scherzi, uno di questi anche abbastanza pesante. Poi dall'altra parte abbiamo Mattia che invece ha subito un trauma di natura psicologica quando era piccolo. Lui aveva una sorella che soffriva di un disturbo dello spettro autistico e questo tipo di disturbo, nel caso della sorella di Mattia, che si chiamava Michela, le faceva avere dei comportamenti molto strani, dei comportamenti che un po' anche spaventavano i suoi compagni di scuola. Stiamo parlando di bambini, quindi non, sicuramente non avevano gli strumenti per capire che cosa fosse l'autismo e come mai lei si comportasse in questo modo. Quindi, comunque, quando lei aveva le sue crisi, i bambini un po' si spaventavano e tendevano ad emarginare sia lei sia il fratello, che comunque era sempre lì pronto ad intervenire. Quindi diciamo che questo bambino si ritrovava un po' sempre responsabile della sorella e doveva anche un po' sempre portarsela dietro, un po' per tenerla d'occhio, un po' perché la madre di lui glielo chiedeva. Poi un giorno arriva da parte di un compagno di scuola l'invito a una festa, sia per Mattia sia per Michela, quindi lui avrebbe dovuto andare a questa festa con la sorella. Lui ha provato ad implorare la madre in tutti i modi perché lo lasciasse andare da solo, senza la sorella, perché aveva paura che se la sorella avesse avuto una delle sue crisi avrebbe potuto rovinare tutto. Però non riesce a convincere la madre e si ritrova a doversi portare dietro la sorella. Mattia cosa fa? Va al parco, fa sedere Michela su una panchina e le dice:
Tu non ti muovere da qui finché io non torno. Io torno fra qualche ora, tu aspettami qui e non ti muovere per nessun motivo. La lascia seduta su questa panchina e se ne va alla festa. Quando ritorna al parco, Michela non c'è più, non riesce più a ritrovarla, la cerca ma non la trova. E non si sa assolutamente che fine abbia fatto questa bambina. Questo è un trauma che lui si porterà dietro per tutta la vita. Quando lo ritroviamo poi a scuola in adolescenza, scopriamo come questo trauma lo abbia segnato, perché lui è un ragazzo che si fa del male, si taglia, si graffia, è molto chiuso, molto, molto schivo, molto riservato, quindi insomma una persona che viene considerata un pochino strana, diciamo così. E anche Alice, quando la ritroviamo adolescente, la troviamo con dei problemi particolari, in particolare un problema che è quello dell'anoressia, perché Alice soffre di anoressia. In qualche modo Alice e Mattia si ritrovano ad incontrarsi, perché tanto fanno parte della stessa scuola, ma poi vanno insieme ad una festa, in qualche modo si incontrano, si conoscono e comincia tra di loro un'amicizia particolare. Sono due persone molto simili ma molto diverse, perché hanno esperienze diverse, ma hanno elementi in comune, diciamo così. Però sono due persone che, pur essendo così tanto vicine, non riescono ad avere un contatto reale. È per questo che il titolo è La solitudine dei numeri primi, perché il loro rapporto viene paragonato ai numeri primi, che sono molto vicini, ma che in qualche modo non si incontrano mai, non hanno mai un vero contatto. E sui numeri primi io mi fermo, perché voi sapete che i numeri non sono la mia materia, quindi magari ho detto anche una cavolata, però. Mi sembra che i numeri primi in qualche modo non riescano ad avere un contatto pur essendo vicini, forse perché sono divisi da un altro numero, non so di preciso. Comunque il loro rapporto è paragonato alla situazione dei numeri primi. Perché in effetti sono molto, molto vicini, molto in contatto in un certo senso, ma questo contatto non si concretizza mai davvero. E poi passiamo alla fase dell'età adulta, dove ci sono delle esperienze importanti che i due personaggi si ritroveranno a fare, ma separati, perché non saranno più insieme. Però io non vi dico altro, vi ho già detto troppo, perché se voi volete leggere questo libro, poi io ve lo spoilerò troppo. Quindi, se non l'avete mai letto, io il libro ve lo consiglio. Il film, assolutamente no. E qui veniamo al film. A me il film non è piaciuto, non tanto perché la trama non sia stata sviluppata in un certo modo, perché magari ci siano degli elementi nel film che non sono nel libro o cose di questo genere. Assolutamente no, a me non è piaciuto perché secondo me la trama è stata sviluppata in un modo quasi assurdo, perché io non ho trovato una linearità nella trama. Cioè, non è un film che comincia in modo normale, si sviluppa in modo normale, finisce in modo normale. Ci sono degli spezzoni, ci sono dei frame particolari che vengono fatti vedere, ci sono delle luci terribili perché è un film che passa dal buio assoluto alla luce eccessiva, i dialoghi sono tutti con voce molto bassa. Insomma, io non l'ho trovato un film lineare, sinceramente ho fatto anche molta fatica a seguirlo, quindi assolutamente non mi è piaciuto. Se avessero fatto un film, magari anche non eccezionale, ma svolto in un modo lineare, con la classica trama, con i classici dialoghi normali, probabilmente mi sarebbe piaciuto, o forse non mi sarebbe piaciuto, ma non lo avrei criticato più di tanto. Invece, fatto in questo modo, sviluppato così, con questi flash, perché poi alla fine secondo me erano dei flash, come se avessero preso degli spezzoni del libro, li avessero trasformati in immagine, li avessero buttati un po' lì. Quindi a me il film sinceramente proprio non mi è piaciuto e mi ha delusa tantissimo. Tanto è vero che volevo scappare via dal cinema perché proprio non mi è piaciuto. Questa ovviamente è solo la mia opinione personale, magari tante persone lo hanno apprezzato. Anzi, se lo avete apprezzato, scrivetemi nei commenti perché lo avete apprezzato, che cosa vi è piaciuto di quel film, perché io proprio non riesco a trovare nessun elemento positivo in quel film.
Quindi questa è la risposta alla domanda di questo mese. Io vi invito come sempre a fare il tag se vi piacciono i libri, ad iscrivervi al canale e a lasciare un like se il video vi è piaciuto. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.